Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del TG Prima Flash. Andiamo subito con la prima notizia. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato nel corso di due distinti interventi oltre 12.400 articoli contraffatti e denunciato per contraffazione e ricettazione due persone, un 48enne e un 55enne, entrambi napoletani. In particolare, nel corso del primo intervento, i baschi verdi del gruppo Pronto Impiego hanno individuato nel quartiere Miano uno stand del centro commerciale La Birreria, all'interno del quale erano esposti più di 2.200 articoli con marchi contraffatti. Tra i prodotti rinvenuti, numerosi accessori per bambini, come capi di abbigliamento, borracce, materiali da cancelleria, tazze, libri, adesivi, tutti con loghi contraffatti dei più noti e attuali personaggi dei cartoni animati. Sequestrate anche mascherine destinate ai più piccoli, non a norma dal punto di vista sanitario e con loghi di noti marchi contraffatti. In una seconda operazione, individuato nel centro storico di Napoli, un laboratorio abusivo nel quale si realizzavano borse con falsi marchi Gucci e Louis Vuitton. La curva dei contagi da coronavirus continua ad aumentare in provincia di Caserta e l'ASL corre ai ripari per potenziare l'assistenza ospedaliera. È quanto emerge da un avviso di manifestazione di interesse emanato dal direttore generale dell'ASL di Caserta, Ferdinando Russo, che è alla ricerca di posti letto anche nelle case di cura private accreditate con il sistema regionale. Una decisione presa in via precauzionale dall'ASL che, seppur attualmente risulta pienamente in grado di soddisfare il bisogno assistenziale dei pazienti affetti da coronavirus, non intende farsi trovare impreparata nel caso in cui la pandemia assuma caratteri più gravi rispetto a quelli avuti fino ad oggi. Intanto, nel corso di un vertice della sanità regionale svoltosi mercoledì, anche in considerazione del quadro epidemiologico e del massivo contact tracing in atto, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha deciso di autorizzare le strutture private a effettuare tamponi ai singoli privati cittadini, con l'obbligo di comunicare gli esiti positivi o negativi alla piattaforma sanitaria regionale. In questo inizio anno scolastico, a dir poco turbolento per tutto il paese a causa della pandemia da coronavirus, non stanno mandando le polemiche a San Prisco, soprattutto per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita dai plessi scolastici. Sull'argomento è intervenuto il sindaco Domenico D'Angelo, che attraverso un post social fa sapere: sono in via di definizione tutte le comunicazioni relative alle operazioni di afflusso e deflusso degli istituti scolastici cittadini. I nostri istituti, come tutti gli altri, in considerazione dello stato di emergenza Covid, oltre ad aver aperto da pochi giorni, hanno dovuto rimodulare gli orari relativi alle suddette operazioni, che sono tuttora in via di definizione. Consapevoli di tutti i disagi derivanti da questa operazione, si chiede ai familiari dei ragazzi e dei bambini che frequentano i nostri istituti, ha detto il sindaco, di avere un po' di pazienza e un minimo di comprensione per affrontare tutti insieme questa situazione, che è sicuramente perfettibile e che non ha precedenti nell'esclusivo interesse dei nostri studenti. Spaccio di droga porta a porta durante il lockdown e reddito di cittadinanza utilizzato per comprare lo stupefacente. È quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Avellino, culminate questa mattina nell'esecuzione di 19 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati per detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione. Coinvolti anche diversi residenti in provincia di Caserta, le indagini hanno permesso di fare luce su circuiti di spaccio di droga attivi anche durante il lockdown, con la consegna porta a porta dello stupefacente. Alcuni soggetti coinvolti nell'indagine attendevano di percepire il reddito di cittadinanza per acquistare lo stupefacente, in particolare alcuni tossicodipendenti, non disponendo di denaro contante per far fronte al pagamento della dose, si impegnavano a estinguere il proprio debito non appena ricevuto l'accredito del beneficio. Dalle intercettazioni è emerso inoltre il linguaggio criptico utilizzato per nascondere l'attività di spaccio, che avveniva anche con l'impiego di una minorenne quale intermediario. Fili elettrici, prosciutto crudo, prosciutto cotto, birra e caffè sono soltanto alcune delle parole utilizzate per fare riferimento allo stupefacente. Gli investigatori hanno infine individuato in Irpinia tre laboratori artigianali dove, con attrezzature rudimentali, veniva sintetizzata la cocaina per la produzione di crack.
un mega progetto di 26 chilometri di pista ciclabile che dovrà coprire tutti i 7 chilometri quadrati da Aversa e permettere di raggiungere tutti i punti della città in 15 minuti. È il Biciplan presentato dal sindaco Alfonso Golia insieme al professore universitario Armando Cartenì e all'ingegnere Pasquale Di Nardo in conferenza stampa. Un piano che prevede un investimento iniziale di 186.000 euro che sono stati già stanziati dal governo nelle annualità 2020 e 2021 e che dovrebbe poi servire per reperire ulteriori fondi per un intervento complessivo stimato di 2,5 milioni di euro. Sono convinto che questa sia la carta vincente per risolvere il problema della viabilità e decongestionare il traffico, ha affermato il primo cittadino. È un piano che mira a dare opportunità di trasporto diversi dall'auto privata e che si va a collegare in rete ai parcheggi ed al trasporto pubblico. L'idea iniziale è quella di collegare la stazione con 22 dipartimenti, partendo dal recupero delle piste ciclabili già esistenti. Abbiamo riscontrato attraverso un primo studio, dice il primo cittadino, che tante persone arrivano in città e non avendo un percorso non possono utilizzare un mezzo di trasporto come la bicicletta. L'obiettivo è completare tutto in 5 anni. Il piano resterà 30 giorni aperto alle osservazioni dei cittadini, mentre l'ingegner Pasquale Di Nardo ha sottolineato che non ci saranno interventi invasivi che vanno a modificare l'urbanistica. E passiamo allo sport, botta e risposta in un pari pirotecnico. La Casertana rimonta per ben 2 volte il Potenza e conquista un punto al Viviani all'esordio in campionato. Ci pensa prima Carrillo che risponde alla rete di Salvemini alla mezz'ora, poi Cuppone nella ripresa dopo il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Vitteriti. Per il rossoblù era la prima gara e per di più con molti giocatori arrivati da pochi giorni all'ombra della Reggia. Della vecchia guardia in campo, infatti, sono i titolari soltanto Ciriello, Varesanovic, Castaldo e Cavallini. Insomma, meccanismi ancora da oliare e condizioni ancora in crescita, ma carte più che in regola per fare davvero bene in questa stagione. Ad analizzare la gara è il bomber di giornata Luigi Cuppone. Ascoltiamolo. Finalmente abbiamo potuto giocare con le problematiche del Trapani e del Foggia che ci hanno rinviato la partita. Sono contento di aver dato una mano alla squadra e sono contentissimo per il gol e lo dedico al nostro bimbo. Sì, diciamo, il mio modo di giocare, il mio atteggiamento è sempre stato questo. Sono venuto qui perché mi hanno parlato benissimo della piazza, ci ho giocato contro e so il valore. E voglio far bene, voglio fare un anno davvero protagonista e di aiutare la squadra. Non era vicino, cioè era abbastanza lontano, però dato la pioggia e il campo ho voluto provare. Poi non si sa mai, la palla schizza, un po' anche un po' di fortuna, per fortuna è. E questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per averci seguito, buon nuovo appuntamento con il TG alle ore 21 e buon proseguimento con la programmazione di Teleprima.